Ma ve la ricordate questa scena? Guardatela bene perché è veramente fantastica ed è addirittura diventata un meme per quanto riguarda il mondo di Jurassic Park. Ma come diavolo sarà stata girata? È una cosa incredibile, perché più che altro erano gli anni 90 e quindi la CGI e gli effetti speciali non erano alle stelle, quindi viene da pensare, ma avranno usato dei dinosauri veri? Avranno usato una CGI? Avranno usato qualcosa per forza? Perché 1993, ragazzi. E quindi in questo video ve ne andrò un po' a parlare. Se siete interessati, continuate la visione. Ciao, sono Captain Nerd, bentornati su Chuck e Azione. Il successo dei film di Spielberg è dettato anche dal fatto che utilizza una sorta di CGI, una cosa nuova per l'epoca in cui è stato girato, una cosa che nessuno aveva mai visto. E infatti, grazie a questo successo, produsse altri ben 5 film. Altri due legati a Jurassic Park e altri tre legati a Jurassic World, una nuova trilogia. La CGI non fece altro che migliorare. Ma quali sono i segreti per cui ha fatto così tanto successo? Utilizzava veramente dei dinosauri in carne ed ossa? Gran parte del film è il risultato degli effetti speciali. Infatti, per Jurassic Park è stata utilizzata sia la tecnica degli animali animatronici, ovvero riproduzioni concrete realizzate con materiali specifici, sia la computer grafica detta CGI al tempo degli alberi. Ma che negli anni avrebbe completamente sostituito la tecnica precedente. In un primo momento Spielberg voleva che l'artista visivo Phil Tippett assumesse la direzione completa dei movimenti dei dinosauri con la sua tecnica Go Motion, una variante della stop motion utilizzata nel film Dragon Slayer nel 1981. Ma successivamente rimase impressionato dalle tecniche di CGI di Dennis Muren e la Industrial Light and Magic di Lucas. E così decise di utilizzare un po' di spunto da entrambe, in maniera tale da produrre qualcosa di nuovo e stravolgente. E a occuparsi di dare vita ai dinosauri fu il team di Stan Winston, molto famoso perché aveva dato vita anche a Alien, Terminator, Iron Man e pure Avatar. E tornando a parlare ancora del comparto tecnico, non solo la CGI fece passi da gigante, ma anche il sonoro, perché curiosamente ho scoperto che per produrre il suono dei dinosauri quando erano arrabbiati, furono usati 23 tipi di ruggiti, ovvero quello della tigre, quello dell'alligatore e quello di un elefante. Incredibile. E quello che ne viene fuori è qualcosa di stupefacente, per non dire stravolgente, perché l'ho detto prima. Per altri dinosauri furono usati i suoni di altri animali, come quello delle tartarughe, dei serpenti a sonagli, delle scimmie, quindi un mix di suoni di altri animali che vanno a scaturire nel suono di un essere veramente mitologico e fantastico. Sicuramente tutte queste innovazioni furono veramente una cosa che cambiò l'epoca in cui è stata creata, ovvero ha portato il mondo del cinema a un altro livello, sempre più avanti. E questo cambiamento giocò molto a livello di incassi. Difatti, Jurassic World del 1993 andrò a incassare più di 1 miliardo in tutto il mondo, cosa veramente pazzesca per quegli anni. E una cosa del genere al giorno d'oggi succede solo se usi una sfangata di effetti speciali, ma il mondo sta tornando a cambiare. E come abbiamo visto, vari cinecomics stanno floppando, vari film a cui ci eravamo abituati nel corso di questi decenni stanno veramente finendo male al botteghino. E chi lo sa, magari il mondo sta tornando un po' ai tempi del passato. Chi lo sa, lo scopriremo. Però il cambiamento è quello che ti provocherà un botteghino maggiore, quando vi è sempre monotonia nei film che escono in sala. E comunque spero che la cosa si riesca a sistemare il prima possibile, dato che, ripeto, ci sono troppi flop al giro ultimamente e un po' mi dispiace. Però se si gioca più a livello di CGI che a livello di sceneggiatura, è ovvio che prima o poi noi spettatori ce ne accorgiamo. E Jurassic Park, diciamo che era un bel equilibrio tra sceneggiatura e CGI. Quelli erano i film fatti bene, ragazzi, non c'è verso. Comunque spero che il video vi sia piaciuto e che abbiate apprezzato tutte le mie informazioni e che vi abbiano anche incuriosito, perché di solito una cosa del genere tutti vorrebbero sapere com'è stata riprodotta. E in ogni caso seguiteci sui social, iscrivetevi al nostro canale su YouTube cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto, ci rivedremo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!